Diaduita a tutti! Siete contenti di rivedermi? Spero tanto di sì. Bene, prima di arrivare al vero argomento del titolo, io voglio fare una piccola nota. Io spero che nessuno se ne abbia male, che capirete che sto agendo con le migliori intenzioni possibili. Per quanto mi riguarda, e per quanto, scusando la ripetizione, la diplomazia non sia sempre il mio forte, spero che capirete il messaggio che voglio portarvi. Nell'ultimo video, quello in collaborazione con Sorellina circa l'amicizia virtuale, che magari vi metto da qualche parte, c'è stato uno scambio che io non ho gradito. Non ho deciso di non fare i nomi delle persone perché non voglio guai, non voglio polveroni, non voglio niente di tutto questo. Però diciamo che non ho gradito questo scambio. Uno perché avveniva in pubblico sul mio canale. E uno perché in questo scambio è stata attaccata ingiustamente una persona che non ha fatto niente, che per fortuna è però una persona fortemente ironica ed autoironica, che ha preso la cosa col sorriso, però voglio che queste cose sul mio canale non si verifichino più, perché in sostanza cosa è successo? Che probabilmente pensando di difendermi, mi è stato detto di guardarmi da questa persona solo perché in questo momento è un po' impegnata. Sinceramente non nel suo caso specifico, l'ho trovato un attacco fortemente ingiusto, fortemente ingiustificato e anche fortemente vigliacco, perché non è stato fatto nemmeno un tag, nemmeno il nome, niente di niente. Queste vigliaccherie voglio che non avvengano mai più sul mio canale, perché se no ragazzi banno. Ora va bene tutto, va bene gli iscritti, va bene le visualizzazioni, va bene la monetizzazione, però io voglio poter stare su YouTube per rilassarmi e voglio che tutti voi, nessuno escluso, contribuiate a questo. Ma non perché io voglio fare colui che punta il dito minaccioso in questa maniera. Si tratta semplicemente di regole di convivenza civile che non vedo perché debbano valere solo nella realtà, visto che dietro i computer comunque ci sono persone. Bene, chiusa questa parentesi, arriviamo al vero argomento del video. L'idea di questo video mi è stata inconsapevolmente data dal Dino, che ha il nickname, insomma, Shura's Corner, la mia solita dislessia. Di ritorno torna a farsi sentire perché Aldino ha festeggiato qualche mese fa il suo primo anno su YouTube. Il 27 dicembre del 2014 alle ore 01:30 di notte più o meno io caricavo il mio primo video su YouTube. Ebbene sì, e è passato un anno, o meglio voi vedrete questo quando sarà passato un anno, un annetto, e tante cose sono cambiate. Ho imparato un po' a muovermi, ho imparato un po' a rompere bonariamente le scatole alle persone, se non altro per ottenere una visita con piacere e non attraverso il subdolo e viscido metodo degli scritti cambi. Ho imparato ad editare qualcosa in più. Ma soprattutto c'è la cosa più importante, al di là di ogni monetizzazione, al di là di ogni guadagno lento o veloce, ci siete voi. Ci siete voi che comunque avete, bene o male, nel bene e nel male, costellato quello che per me, nella vita reale è stato un anno di merda. Spero che mi passerete questa parola poco ortodossa. È stato un anno di merda, ad eccezione appunto di due cose. La prima è Freya, che comunque ha inevitabilmente colorato la vita reale, pur con tutto l'inevitabile impegno che comporta, ma io prenderei questo impegno altre mille volte.
A questo proposito, il mese prossimo, preparatevi perché ci sarà da festeggiare il primo compleanno di Freya e voi in qualche modo sarete invitati. Quindi dicevo, ecco, avete costellato quello che per me è stato un anno di merda, ad eccezione di Freya e di voi. Come vedete, dietro questo animo bacchettone, talvolta rabbioso e quant'altro, si nasconde una persona che, quando è contenta di qualcosa, si vede allo stesso modo in cui che quando è contenta di qualcosa si vede, un grandissimo italiano che somatizza anche la contentezza e non solo la tristezza, la rabbia e quanto più di emozione negativa può esistere. Quindi grazie a tutti, vi mando un bacione enorme e vi stringo forte, però un'eccezione me la dovete concedere, una sola. Mi permettete che non vi offendete? Io voglio ringraziare, facendo proprio il nome, la prima persona che, quando io avevo circa 44 iscritti, ha accettato di fare la prima collaborazione con me. E questa persona è la zia Glo. Ciao bellissima, grazie, ti sarò grato veramente per tutta la vita e non soltanto per proprio per il numero di iscritti che aumentava, ma perché tante di quelle persone sono ancora qui e grazie alla mia faccia tosta nel chiederti una collaborazione così a random, grazie alla tua disponibilità, oggi siamo mentre parlo a 653 iscritti. Non so se nel frattempo saranno aumentati, però per me sono tanti. Vi invito a iscrivervi tutti alla mia pagina Facebook, perché se arriveremo a 1000 iscritti vi ho promesso, cioè ho già promesso in pagina, una cover pubblicata però sulla pagina per questioni di mero copyright. Quindi vi saluto ancora, questa volta veramente, e mi raccomando, continuate a essere attivi perché a me fa piacere. Se qualcuno è contro la monetizzazione mi dispiace, ma sappiate che non sono l'unico. E noi ci vediamo la prossima volta.